Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Sempre più animato ed avvincente. Rugby, gli azzurri della nazionale italiana sono tornati faticosamente in Italia, faticosamente per lo sciopero degli aerei, dopo la vittoria di ieri contro la Spagna. Vediamo il servizio e poi ascolteremo. Nel gran freddo dello stadio universitario di Madrid, la nazionale italiana di rugby ha ottenuto un meritato quanto faticoso successo sulla squadra spagnola. Un 19-6 che permette alla formazione azzurra di assicurarsi matematicamente il terzo posto nella Pool A della Coppa Europa. Contro la Spagna, gli italiani si sono portati rapidamente in vantaggio, una bella meta di Marchetto trasformata da Ponzi e poi un calcio del precisissimo mediano aquilano hanno permesso agli azzurri di chiudere il primo tempo sul 9-0. Gli spagnoli, già durissimi nel primo tempo, costringevano sulla difensiva gli italiani durante la prima parte della ripresa. Gli azzurri incassavano qualche colpo proibito, Fedrigo era già stato costretto a uscire sul finire del primo tempo, sostituito da Passarotto. Prima del termine anche Ferracin doveva lasciare il suo posto a De Carlo. Gli spagnoli accorciavano le distanze con una meta trasformata, ma a questo punto il 15 italiano dimostrava di avere raggiunto ormai la maturità internazionale. Tenuta alla distanza, controllo accorto del gioco e degli avversari, fruttavano altre due mete, una di Di Carlo, una di Marchetto, quest'ultima trasformata da Ponzi, e il punteggio si fissava sul 19-6 per l'Italia. Adesso parliamo del rugby. L'Italia ha battuto la Spagna per 19-6, terzo incontro della Pool A di Coppa Europa. I primi tre incontri sono stati tutti vinti, adesso restano i due incontri più difficili, quelli con la Francia e la Romania. Abbiamo in studio due ospiti, Elio De Anna, il medico di Rovigo che avete già conosciuto lo scorso anno, venne qui da noi la Domenica Sportiva, si sta specializzando in medicina dello sport, e inquadrato adesso Pietro Bezzani, milanese, lavora presso una società di assicurazioni che è anche una squadra di rugby in Serie B. E Bezzani è un caso perché è un giocatore di Serie B che gioca nella nazionale. Almeno per il calcio è una cosa abbastanza infrequente, è successo solamente pochissime volte. De Anna, è stata una vittoria più difficile del previsto quella contro la Spagna? È più difficile soprattutto perché è dovuta alle condizioni e del terreno e atmosferiche non molto buone. Faceva molto freddo e il campo era molto pesante. Ecco, vediamo qui dietro fangoso. Noi delle immagini, è un campo arato sembra il sì. Campo di gioco. Però vorrei sottolineare, diciamo così, due episodi molto importanti che confermano il salto di qualità che l'Italia ha fatto nel campo del rugby. Innanzitutto preciso che tutti gli incontri di rugby a livello di Coppa Europa sono difficili, soprattutto se giocati fuori casa. L'Italia però ieri ha giocato una buona partita perché ha avuto un'occasione nel primo tempo e l'ha sfruttata e soprattutto perché è venuta fuori nel finale e confermando appunto un salto di qualità. Ecco Bezzani, oltre alle condizioni del terreno e la difficoltà obiettiva dell'incontro, c'erano dei problemi particolari come infortuni e assenze, vero? Sì, purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni durante le partite degli allenamenti e soprattutto durante la partita contro gli spagnoli. Infatti i nostri giocatori sono usciti per due incidenti abbastanza evidenti causati da parte degli spagnoli. Però nonostante tutto questo noi ci siamo sottratti a questa bagarre e abbiamo cercato di mantenere una certa lucidità nelle nostre azioni e lo determina proprio il fatto che abbiamo segnato le ultime due mete negli ultimi due minuti. Ecco, mi diceva Deanna prima appunto che una squadra nazionale di rugby di 3 o 4 anni fa avrebbe forse preso 30 punti da questi spagnoli, aggredita come voi siete stati aggrediti. Sì, siamo stati pressati per parecchio tempo. Però siete riusciti a conservare la lucidità e a passare. Ecco, il progresso del nostro rugby, Deanna, secondo lei è legato al fatto che nel rugby si utilizzano stranieri? Beh, indubbiamente gli stranieri hanno portato in Italia una mentalità nuova, soprattutto gli stranieri impiegati a tempo pieno, non solo come giocatori, ma soprattutto come allenatori. Non a caso l'allenatore della nazionale è un gallese, esattamente. Cioè, questi allenatori hanno la possibilità, se impiegati in Italia a tempo pieno, di fare dei programmi nel tempo e di impostare soprattutto il rugby a livello dei giovani, che dà i frutti poi in un futuro. Lei gioca a Milano, Bezzani. Sì, ha pubblico a Milano il rugby? Beh, attualmente lo stiamo acquistando perché stiamo rilanciando il rugby a Milano. Perché da troppi anni penso manchi veramente un pubblico degno di una squadra. Quindi la vostra squadra è in Serie B, ma in testa della classifica. In testa della classifica noi speriamo di andare in Serie A. Grazie. Deanna, invece a Rovigo, la sua città, la squadra ha una serie di iniziative per i giovani, vero? Beh, sì, soprattutto noi abbiamo una prima squadra, una seconda squadra, poi due giovanili.
le aquile, che sarebbero i ragazzi che vanno dai 12 ai 14 anni, gli aquilotti fino ai 12, e poi abbiamo due squadre di pulcini che raccolgono, diciamo così, i bambini, i ragazzini. Quindi ogni domenica o sabato quando si gioca che sono 120-130? Oltre 150 persone che giocano. Ed è un bel successo, ricordiamo, sì. abbiamo detto tante volte che il rugby è veramente uno sport per dilettanti, in pratica siete gli ultimi o tra gli ultimi veri, reali dilettanti di questo sport. Grazie ai nostri ospiti, complimenti per la vostra vittoria, auguri per le due partite che vi restano da affrontare. E passiamo alla pallacanestro, i risultati della 18ª giornata del campionato della Serie A, gruppo 1. A Milano, Mobil Girgi Varese batte Cinzano, Milano 95-74, povera Cinzano, continua a perdere. A Rieti, Bril Cagliari batte Brina Rieti 80-77, Forst Cantù batte Jolly Colombani Forlì 101-60, Sinudine Bologna batte IBP Roma 93-75, a Torino Sapori Siena batte Chino Martini Torino 65-59. Snyder Mobi 4 non disputata perché gli arbitri non sono arrivati in tempo ad Udine, probabilmente per lo sciopero degli aerei. A proposito di sciopero degli aerei, abbiamo lasciato nella disperazione i giocatori e i dirigenti della Ternana all'aeroporto di Fiumicino, dovevano raggiungere Brindisi. Evidentemente sono riusciti ad arrivare a Brindisi, tant'è vero che poi hanno vinto per 1-0. Ecco la classifica, torniamo alla pallacanestro, classifica Mobil Girgi 32, Forst 30, Sinudine 22, IBP 20, Mobil 4 18, Bril Sapori e Jolly Colombani 16, Chino Martini 14, Snaidero 12, Brina 10, Cinzano 8, naturalmente Snaidero e Mobil 4, una partita in meno. Passiamo adesso ai risultati della classifica del gruppo A2. A Brescia, Arco Bologna batte Pintinox e Brescia 72-66. Duco Mestre batte Libertas Brindisi 78-72, a Caserta Canon Venezia batte Juventus Caserta 73-62, a Roma Patriarca Gorizia batte Lazio 80-72, FAG Napoli batte Trieste 95-84, a Ausonia Genova batte Scavolini Pesaro 78-73. La classifica vede in testa la Canon con 32 punti, segue la Alco 28, Patriarca 22, FAG 20, Duco e Pintinox 18, Lazio 16, Scavolini, Juventus, Caserta e Trieste 14, Ausonia 12, Brindisi 8. Vediamo adesso un servizio sulla partita Forst-Jolly e sulla situazione nelle coppe europee. Ecco il servizio. Tra Forst e Jolly Colombani punteggia in equilibrio solo per i primi minuti. I campioni d'Italia hanno avuto un inizio incerto, i romagnoli ne hanno approfittato subito. Poi la Forst ha rapidamente espresso la qualità del suo gioco e con Recalcati, suo il canestro e Della Fiori si è portata in vantaggio di qualche lunghezza per arrivare infine a superare la Jolly di oltre 20 punti al termine del primo tempo e di 45 alla fine. Della Fiori è stato fra i protagonisti della riscossa in campionato del doppio confronto di Coppa dei Campioni. In particolare ha segnato spesso da sotto canestro, piazzandosi con precisione a raccogliere il passaggio dei compagni. La Jolly ha stentato un po' in difesa, anche per lo scarso contributo di Mitchell, ben marcato da Linard. L'americano del Forlì ha segnato solo 4 punti, ecco uno dei suoi due canestri. Forse la Jolly ha rinunciato troppo presto a lottare. Certo dovrà impegnarsi di più per rimanere in zona pool scudetto. La Forst ha presentato i suoi schemi portando a canestro con facilità i suoi uomini, in particolare Recalcati e Marzorati, che hanno totalizzato un bottino complessivo di 52 punti. Punteggio quindi proporzionato al rendimento delle due squadre. Nel finale Taurisano ha messo in campo un quintetto formato da Cattini, Beretta, Tombolato, Pirovano e Marzorati. A due giorni di distanza dalla parentesi di Coppa dei Campioni, l'allenatore Canturino ha accettato di riesaminare l'andamento delle due partite giocate col Real Madrid. Taurisano, c'è qualche cosa di oscuro? Si può fare un'autocritica dopo questo doppio confronto con il Real Madrid? Sì, io in effetti più che parlare di qualche cosa di oscuro preferisco fare un'autocritica. L'arbitraggio è stato certamente molto severo con noi, direi troppo in rapporto a quanto non lo fosse stato con loro nella partita di andata, però in effetti noi abbiamo pagato un pochino lo scotto dell'inesperienza in questo tipo di competizione. Qui nell'incontro di andata ci siamo un po' irrigiditi, un po' innervositi e questo ha nuociuto alla fluidità delle nostre azioni, per cui sia in difesa che in attacco siamo stati leggermente inferiori al nostro potenziale effettivo. A Madrid invece abbiamo giocato una grandissima partita, però il vantaggio troppo esiguo che abbiamo acquisito a Cantù non ci ha consentito di superare questo doppio confronto con i madrileni, che a mio avviso restano comunque una grandissima squadra.
Adesso noi siamo impegnati sempre sul fronte della Coppa a non perdere altri confronti diretti con le squadre del nostro girone e quindi ad arrivare ad una semifinale che sarà certamente tutta italiana, perché prevedo che la Girgi vincerà senz'altro il suo girone, e questo potrà essere un momento di grande aiuto e di pubblicità per il nostro sport in Italia. Naturalmente, pur essendo una guerra fratricida, noi dovremo giocare con l'intenzione di vincere questo doppio confronto, perché vogliamo ritrovarci faccia a faccia con questo Real Madrid in un campo neutro e, mi permetto di dire, anche con un arbitraggio neutro. Bene, parliamo adesso di tennis. Per la prima volta della sua istituzione, fu istituita nel 1900, la Svezia ha vinto la Coppa Davis, battendo nella finalissima di Stoccolma la Cecoslovacchia. L'ultima vittoria europea in Coppa Davis risale al 1936, quando vinse la Gran Bretagna. La prima giornata della finale era terminata in parità, una vittoria per parte, e il giorno dopo, cioè ieri, il doppio è stato vinto dalla Svezia, quindi si era sul 2-1. A proposito di doppio, una curiosità: Nastase, il rumeno Nastase, che ha allenato negli ultimi giorni la nazionale svedese, ha fatto disputare un allenamento di doppio ai due, a Borg e all'altro suo compagno, contro addirittura quattro avversari, per non far capire a Borg da che parte venissero le palle. Tant'è vero che Borg è stato colpito per due volte al viso da una palla. L'allenamento comunque ha dato i suoi frutti, visto che poi gli svedesi hanno vinto. Ultima giornata oggi, Borg ha vinto contro il suo avversario, quindi ha portato il risultato sul 3-1, e poi il suo compagno di squadra, che si chiama Ben Goldstone, è stato superato dal cecoslovacco. Finale 3-2. Vediamo adesso la parte finale del match Borg-Kodes, che ha deciso la Coppa Davis. Momenti emozionanti, emozionanti per tutti. Stiamo assistendo all'assegnazione della Coppa Davis 1975. Vantaggio per Kodes. E qui viene fuori la maggiore esperienza, 10 anni più di carriera di Kodes contro quella di Borg, che sul piano tecnico assoluto vale più del cecoslovacco, ma che evidentemente deve ancora imparare qualcosa. Parità. Quest'ultimo set, tranne in un'occasione, il nastro non si può dire abbia aiutato Kodes come ha aiutato Borg. Vantaggio per Borg e la quarta palla del match ball. Attacca Borg, ed è la Coppa Davis. Borg batte Kodes per 6-4, 6-2, 6-2. La Svezia conduce per 3-1 sulla Cecoslovacchia e si è aggiudicato la Coppa Davis. Vedete, Borg portato in trionfo, la Coppa Davis 1975. E adesso una selezione di vari filmati. Vedremo la finale di pugilato per il titolo mondiale dei leggeri tra Ortiz e Duran. Da Volpiano, il cross, la gara di cross che c'è stata oggi. A proposito di cross, la stagione ormai delle gare campestri, delle corse campestri, del momento in cui c'è l'atletica più povera che corre. Come sapete, le corse campestri sono la base dell'atletica leggera invernale, si possono fare dovunque e c'è una grande partecipazione di atleti e anche di spettatori a queste gare. Ha vinto Franco Fava, il finanziere Fava, la gara di oggi. Mancava però il suo concorrente più pericoloso, cioè il belga Puttemans, bloccato anche lui non è riuscito con gli aerei ad arrivare a Torino per poi prendere parte alla gara. Vedremo poi un filmato sulla regata di canottaggio a La Spezia e poi ancora un servizio di sci. Vediamo adesso questi filmati.
A San Juan di Porto Rico, il panamense Roberto Duran, campione del mondo dei pesi leggeri, ha conservato il titolo battendo per KO il messicano Leoncio Ortiz. Il colpo decisivo che ha mandato al tappeto lo sfidante è arrivato proprio allo scadere della 15ª ripresa, quando mancavano 21 secondi al gong di chiusura. Come queste immagini documentano, Duran, calzoncini con banda, aveva già messo in grave difficoltà Ortiz, costretto ad incassare senza avere la capacità di reagire. Anche senza il KO, Duran, che ha 23 anni, si sarebbe aggiudicato ugualmente la vittoria ai punti. Il campione in carica era favorito dal pronostico per la maggior potenza e precisione dei colpi. Ortiz ha opposto una valida resistenza, ma ha dovuto cedere nel finale su un preciso uppercut che l'ha messo al tappeto. Questa è la fase decisiva del combattimento. Il destro del KO è stato ripreso anche al rallentatore da diversa angolazione. Una ragazza di campagna, Gabriella Dorio, ha vinto a Volpiano, a due passi da Torino, la prima gara stagionale di corsa attraverso i campi. Nell'ambiente a lei familiare, la vicentina, in gara con il numero 4, non ha avuto difficoltà a prevalere sulla Gargano e sulla Tommasini. È bastato un allungo nell'ultimo giro per averla meglio sulle avversarie che l'avevano seguita come ombre. Ecco la Dorio, per nulla affaticata, all'arrivo dopo 4.000 metri di galoppata, percorsi in 16 primi, 33 secondi e 8. L'attesa per vedere alla prova il primatista mondiale, il belga Puttemans, è andata delusa. Gli scioperi degli aerei non hanno permesso a Puttemans di essere presente a Volpiano. Franco Fava si è trovato di fronte il polacco Nogala e il rumeno Floroiu. Al cross internazionale hanno preso parte 100 concorrenti e Fava, già in partenza, doveva accodarsi al gruppo per essere giunto in ritardo al via. Più che gli avversari, ancora una volta a mettere in difficoltà Fava è stato il suo cuore matto. È stata una vittoria sofferta. Dopo tre giri, l'azzurro portava a termine il suo inseguimento e passava a condurre su Solone, Ortiz e Nogala. Il temuto romeno Floroiu navigava nel fango molto distante. Al sesto passaggio, Fava era costretto a fermarsi 20 secondi per il suo malanno e veniva superato da Solone e Ortiz. Ripresosi dalla tachicardia, Fava iniziava il secondo inseguimento e lo concludeva nell'ultimo giro. Con un poderoso allungo faceva il vuoto alle spalle, vincendo con 7 secondi su Solone. Terzo era Ortiz e quarto il polacco Nogala. Il romeno Floroiu giungeva soltanto 26esimo. Rigida, decisamente invernale, nonostante lo splendido sole alla Spezia per la disputa della seconda edizione della Coppa di Natale di canottaggio. Ma il freddo non ha impedito ai 126 equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia, con un folto e competente pubblico, di darsi convegno sul mare della città ligure. Un appuntamento valido anche per la presenza di alcuni fra i migliori specialisti del remo nelle categorie juniores e seniores. Tra le gare più interessanti, quella del 4 con, riservata agli juniores, per la partecipazione nell'equipaggio della canottiere Milano, poi vittorioso, di Delbon e Sordi, presenti con il timoniere Rutigliano ai mondiali di Santa Caterina in Canada lo scorso anno. E i milanesi non hanno deluso, hanno infatti controllato e quindi dominato tutti gli avversari, fra cui notevole l'Armo B della San Pierdarenesi di Genova, ottimo secondo.
Molto attesa nel singolo juniores, la prova del campione italiano ragazzi Vladimiro Mannocci della Portuale Livorno, opposto fra gli altri al milanese Di Luzio, già settimo agli ultimi mondiali della categoria. Ebbene, Mannocci non ha avuto problemi, ha condotto in testa sin dall'inizio un ritmo molto sostenuto, terminando in scioltezza davanti a Di Luzio. Spettacolo a parte ha costituito la presenza di Baran primo. Il trevigiano, lo ricordiamo, vincitore assieme a Sambo delle Olimpiadi messicane nel 2 con, ha gareggiato a titolo dimostrativo con Ossola nella batteria riservata ai quattro con timoniere della categoria Senior Elite. Categoria vinta dall'equipaggio fiorentino composto da Balducci, Biagini, Bani e Menini, timoniere Peruzzi. Da sottolineare infine le prestazioni di Marco Marconcini nel singolo Senior Elite, di Biondi e Ferrini nel doppio Senior Elite e di Capaccioli e Balestrino della Velocior di La Spezia, società organizzatrice, nel doppio ragazzi. Alla Canottieri Milano, la Coppa di Natale ed il trofeo Maria Cristina De Capua. Mentre sulle piste ormai classiche della Marcia Longa nelle valli di Fiemme e di Fassa sono in pieno allenamento i fondisti che fra poco più di un mese parteciperanno alla quinta edizione della Grande Maratona Bianca, al Passo Rolle si sono concluse le gare di fondo e salto che costituiscono l'apertura della stagione di prove nordiche. Di particolare interesse il fondo sui 16 km, soprattutto per la presenza di tutti i nostri migliori azzurri della specialità ormai in fase di rifinitura per le Olimpiadi di Innsbruck. Con una gara decisa ha nettamente prevalso il portacolori del centro sportivo Carabinieri Ulrico Kostner, eccolo col numero 31. Kostner ha coperto la distanza in 52 primi e 4 secondi, dimostrando di essere già in soddisfacente grado di forma. Al secondo posto è giunto Roberto Primus, del centro sportivo Forestale. Pur avendo mantenuto il ritmo sostenuto del vincitore, ha dovuto cedere una manciata di secondi sul traguardo d'arrivo. Il suo distacco da Kostner è infatti di 11 secondi e 6 decimi. Sulla scia dei due primi si è inserito Renzo Chiocchetti delle Fiamme Gialle di Predazzo, che ha conquistato un onorevole terzo posto col tempo di 52 primi, 21 secondi e 9. Seguono nell'ordine Giulio Capitanio e Tonino Biondini. Nelle prove di salto speciale, disputate dal trampolino Norchen, risultati di indubbio interesse si sono avuti dagli azzurri, che hanno avuto in Marcello Bazzana, delle Fiamme Gialle di Predazzo, il miglior uomo in gara. Bazzana ha infatti effettuato due salti di notevole lunghezza, 61 metri e 57 metri e mezzo, con ottima impostazione tecnica, a prova della quale sta il punteggio di 217,1 punti assegnatoli dai giudici. Al secondo posto nel salto si è classificato Francesco Giacomelli, pure delle Fiamme Gialle di Predazzo, che con il piazzamento ottenuto nella gara di fondo ha vinto il titolo della combinata nordica con 407 punti e 940. Ed ecco la scatina vincente del Totip. Prima corsa Roma Trotto, Desen X, Luna Nova 1. Seconda corsa Firenze Trotto, Marta 2, Druento X, scusate, Mirtolo 2, Druento X. Terza corsa Milano Trotto, Bolla e Normanton primi in parità, quindi vale per quinto risultato sia il 2 sia l'X e per il sesto sia l'X sia il 2. Quarta corsa Bologna Trotto, Upassina X, Menestrella 1. Quinta corsa Trieste Trotto, Mequo 2, Tovric X. Sesta corsa Palermo Trotto, Quack 1, Balanzone X. Le quote del Totip, i 12 vincono 1.180.000 lire, gli 11 vincono 74.000 lire e i 10 vincono 8.800 lire, una specie di premio di consolazione. Terminiamo con il tabellone delle segnalazioni dei colleghi della stampa per l'atleta della settimana. E allora vediamo che Domenico Ferrara del Corriere di Napoli ha votato per Borg, Carlo Grandini del Giornale Nuovo per Facchetti, Vittorio Risica della Gazzetta del Sud per Borg, Gianni Meridoni del Messaggero per Cordova, Giandolfo Trivellato del Piccolo per Facchetti, Renato Bianda del Secolo d'Italia per la Nazionale di Rugby, Vinicio Saltini del Telegrafo per Interzer, Bruno Raschi, Gazzetta dello Sport per Borg, Enrico Crespi della Notte, Sabino Laurenzano della Libertà e Paolo Medeossi del Messaggero Veneto per Facchetti. Quindi Facchetti con 5 segnalazioni è l'atleta della settimana. Signore e signori, il campionato va in vacanza, ci rivedremo comunque domenica prossima alla solita ora. A tutti buonanotte e grazie dell'ascolto.